Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna. Guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Libro di Cielo, volume 7, 3 luglio 1926, capitolo 27. Avendo fatto la comunione, mi sentivo tutta unita e stretta al mio divinissimo Gesù, e mentre mi stringeva, io mi riposavo in lui e lui si riposava in me. E poi mi ha detto: Diletta mia, l'anima che vive nella mia volontà riposa, perché la volontà divina fa tutto per essa. Ed io, mentre la mia volontà opera per essa, vi trovo il più bel riposo. Sicché la volontà di Dio è riposo dell'anima e riposo di Dio nell'anima. E l'anima, mentre riposa nella mia volontà, vi sta sempre attaccata alla mia bocca e vi succhia in se stessa la vita divina, formandone suo cibo continuo. La volontà di Dio è il paradiso dell'anima in terra. E l'anima che fa la volontà di Dio viene a formare il paradiso a Dio sulla terra. La volontà di Dio è la sola chiave che apre i tesori dei segreti divini e vi acquista tale dimestichezza nella casa di Dio da dominare come se fosse padrone. Chi può dire quello che comprendevo di questa volontà divina? Oh volontà di Dio, quanto sei ammirabile, amabile, desiderabile, bella. Basta dire che trovandomi in te mi sento sperdere tutte le mie miserie, tutti i miei mali e vi acquisto un essere nuovo con la pienezza di tutti i beni divini. Capitolo 28, 8 luglio 1906. Continua quasi sempre lo stesso, solo mi sento un po' di vigore di più. Sia benedetto sempre Dio. Tutto è poco per il suo amore, anche la sua stessa privazione, anche lo stare lontano dal cielo è solo per ubbidire. Ora l'ubbidienza vuole che scriva qualche cosa sopra la luce che ancora seguito a vedere di tanto in tanto. Delle volte mi pare di vedere Nostro Signore dentro di me, e dalla sua umanità esce un'altra immagine tutta luce, e l'umanità accende sempre più il fuoco e l'immagine della luce di Cristo, come se crivellasse questo fuoco. E da questo fuoco crivellato esce una luce tutta simile alla sua immagine di luce.
E lui tutto se ne compiace, con l'ansia l'attende per unirla a sé, e poi si incorpora un'altra volta nella sua umanità. Altre volte mi trovo fuori di me stessa e mi vedo tutta fuoco, e la luce che sta per spiccarsi dal fuoco, e il nostro Signore che col suo alito soffia nella luce, e la luce si innalza e prende la via verso la bocca di Gesù Cristo. E lui che col suo soffio la respinge e l'attira, l'ingrandisce e la rende più lucente, la povera luce che si dibatte. E fa tutti gli sforzi perché vuole andare nella sua bocca. Pare a me che se a ciò aggiungessi spirerei, eppure sono costretto a dire nel mio interno l'ubbidienza non vuole. Ad onta che col dire ciò mi costa la mia propria vita, Dio. E il Signore pare che si diletta col fare tanti scherzi con questa luce. Mi pare ancora che il nostro Signore viene e vuole tutto rivedere ciò che Lui stesso mi ha dato, se sta tutto ordinato e spolverato. Quindi mi prende la mano e mi toglie gli anelli che mi diede quando mi sposò a sé. Uno l'ha trovato intatto ed il resto lo ha spolverato col suo alito. E col suo alito poi li rimetteva. Poi come se mi vestisse tutta. E poi si mette vicino e dice: Ora sì che sei bella, vieni a me, non posso stare senza di te. O tu a me o io a te, sei la mia diletta, la mia gioia e il mio contento. Mentre così dice, la luce si dibatte e fa tutti gli sforzi perché vuole andare in Gesù. E mentre prende il suo volo, vedo che il confessore con le sue mani la para e la vuole rinchiudere dentro di me. Gesù che se ne sta quieto e lo lascia fare. Oh Dio, che pena! Ogni qualvolta che ciò succede mi pare di dover morire e di prendere il porto, e l'ubbidienza mi fa trovare di nuovo in via. Se io volessi dire tutto di questa luce non la finirei mai, ma mi fa tanto male a scrivere di questo che non posso andare innanzi, eppure che molte cose non so dirle, perciò faccio silenzio. Trovandomi 10 luglio 1906, capitolo 29, trovandomi nel solito mio stato, per breve tempo è venuto nostro Signore e mi ha detto: Figlia mia, chi tutta a me si dona, merita che io tutto a lei mi doni. Eccomi pronto, eccomi tutto a tua disposizione, quel che vuoi prendi. Io non gli ho chiesto nulla, solo gli ho detto: mio bene, non voglio nulla, solo ed unicamente voi solo voi mi bastate per tutto, perché tenendo voi tengo tutto. E lui: brava, hai saputo chiedere, e mentre ponevi nulla, tutto hai voluto. Bene, i capitoli precedenti a questi sono molto simili al secondo, che ho voluto un pochino leggere, anche se è una cosa molto personale di Luisa, un po' per far capire quello che precedeva i capitoli che quindi abbiamo omesso nella meditazione, perché si tratta di queste singolari, chiamiamole lotte, diatribe tra Luisa che vuole Gesù o che lo vuole vedere o che vuole lasciare il corpo, l'ubbidienza che glielo proibisce, e il problema che a volte Gesù non gli fa fare la vittima perché ritiene opportuno permettere qualche castigo, altre volte che invece l'accetta. Quindi le cose che appartengono un po' all'esperienza personale di Luisa, che in parte già conosciamo e che comunque Gesù ha voluto che fossero scritte presumibilmente perché noi conoscessimo non solo quello che Gesù opera con le anime, ma in particolare quello che ha operato con la figlia della sua volontà, per renderci conto, insomma, di alcune delle cose grandi, che non è detto che ovviamente accadano sempre e dovunque a tutti, ma che comunque sono accadute e che in maniera certamente differente, ma comunque divinamente bella, possono in qualche modo coinvolgere chi entra nella vita della divina volontà. Ecco, qui Luisa, questo è un fenomeno non esclusivo di Luisa, questo è già successo altre volte in tante sante e santi che hanno vissuto il matrimonio mistico. Luisa aveva degli anelli consegnati da Gesù, che vedeva soltanto lei, e
il caso molto 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 famoso di questo era Santa Caterina da Siena, insomma, che aveva quell'anello che le mise al dito Gesù e che vedeva soltanto lei, come abbiamo visto appunto nel capitoletto centrale, no? E questa compiacenza che Gesù ha nei confronti di questa sua piccola figlia, che la vediamo, insomma, nella sua semplicità e apparente, insomma, appunto piccolezza, ma che in realtà tanto era cara e amata da Gesù, tanta gioia data da Gesù, tanto contento data da Gesù, gli ha fatto dire: non posso stare senza di te. Quindi, cioè, sentirsi dire da Gesù: non posso stare senza di te, penso che sia davvero tanta roba, insomma. Quindi, che il Signore voglia, non dico concederci questo, insomma, ma farsi giungere a qualche cosa, insomma, di similmente bello. Ecco, in ogni caso, il paragrafo più importante è il primo di quello che abbiamo visto oggi, e il terzo, perché come si possono vivere queste cose? Queste cose non sono nient'altro che la conseguenza immediata e diretta della vita nella divina volontà. E qui Gesù, come abbiamo visto ormai ogni tanto di quando in quando accade, fa un elogio della vita nella divina volontà, appunto nel capitolo 27: l'anima mia che vive nella mia volontà riposa perché la volontà divina fa tutto per essa. Qui è bene rileggere e contemplare alcune espressioni che Gesù usa, no? A partire da questo: chi vive nella mia volontà riposa. Quindi che cosa significa? Facciamo il gioco dei contrari, no? Che chi non riposa, è qui proprio un riposo, cioè è quello stato, diciamo così, di interna quiete, che non è inerzia in attività, perché le anime che vivono nella divina volontà sono non attive, ma iperattive, nel senso che fanno tanto di quel bene, e qualunque cosa facciano, sia che preghino, sia che operino, ma è tutto leggero. Ricordiamo, no, quando Gesù dice: il mio giogo è dolce, il mio carico leggero. Quindi non si avverte. Quindi quando uno fa una vita, non so, anche cristiana, ascetica, impegnata, che ne sente tutto quanto il peso, la fatica, insomma, si sente affaticato, appunto, è segno che non sta vivendo nella divina volontà, che quasi certamente fa molte opere buone di volontà umana, e quindi quando noi operiamo di volontà umana sentiamo il peso, d'accordo? Perché ci vuole uno sforzo enorme, ascetico, insomma, per stare dietro a tante cose. Questa tappa, lo ricordiamo, è una tappa non soltanto normale, ma anche necessaria, ecco, perché io ritengo. Gesù anche lo ha spiegato tante volte che prima di entrare nella divina volontà bisogna farla, la divina volontà. Quindi, e fare la divina volontà con la nostra richiede sforzo e ascesi. Arriva poi però un momento in cui questo cala e diventa tutto quanto più soave e più leggero. Ecco. È un segno, una spia che si sta cominciando ad operare questo passaggio, no? Quindi dal muoversi con gli sforzi della nostra volontà umana sostenuta dalla grazia, quindi che deve fare una fatica enorme per compiere il bene molte volte, per vincersi, per dominare le passioni, eccetera, ha un altro orizzonte, perché sappiamo che quando si vive nella divina volontà non è che le passioni non ci stanno più, ma le passioni sono vinte dalla divina volontà senza che ci debba essere la fatica bestiale, insomma, che fa l'uomo contro di esse, no? Perché vengono messe
a tacere gradualmente, certamente, no? Quindi si sente ogni tanto qualche riverbero, ma si vede che non è più la stessa cosa di prima, no? La volontà divina fa tutto per essa. Ecco il senso di questa espressione di Gesù, no? Ecco. Mi raccomando, non bisogna mai intendere queste cose in maniera quietistica, nel senso che questo è un qualche cosa che arriva dopo che l'anima è passata attraverso il suo personale grande impegno che l'ha poi prodotta a vivere in questa, come dire, l'ha poi condotta, non prodotta, a vivere in questa nuova dimensione, che però è stata preparata per tutto quello che l'ha preceduta. In questo modo che succede? Che la volontà di Dio è il riposo dell'anima. Attenzione, riposo nel senso di prima, no? Riposo non è inerzia, non è ozio, ma è vivere compiendo un'infinità di atti soprannaturali e divini di tutti i tipi, ecco, dalla preghiera, le buone opere, tutto quello che vogliamo, i sacrifici, le penitenze, tutto quello che vogliamo, e senza avvertire il peso della fatica. E Gesù dice anche riposo di Dio nell'anima. Queste sono le frasi più forti, più santamente sconvolgenti, no? L'immagine dell'anima che riposa nella volontà è quella che sta attaccata alla bocca di Gesù e succhia in se stessa la vita divina. Sembra di vedere il Salmo 130, no? Come un bimbo in braccio a sua madre. Qui Gesù sembra, come dire, paragonarsi ad una mamma, come una mamma tiene attaccato al seno il bambino e lo nutre, ecco così Gesù tiene attaccata quest'anima alla sua bocca e la nutre di vita divina, formandone il suo cibo continuo, no? Non dobbiamo troppo meravigliarci di queste, di queste immagini, cioè, perché, cioè, scusiamo, cioè, proviamo a riflettere, cioè, chiunque fa la comunione, Gesù lo ha in bocca, insomma, prima di farlo dentro di sé. Quindi non sono cose di cui troppo stupirsi, ecco, se uno, ecco, fa bene mente locale anche su ciò che a qualunque, insomma, fedele che vive in grazia è concesso di vivere, no? Perché la comunione chi sta in grazia la deve fare. Quindi poi bisogna vedere, essendo un atto da vivere nella fede, come la si fa. E qui tante volte abbiamo meditato su questo, no? Ancora, la volontà di Dio è il paradiso dell'anima in terra. Cos'è il regno della divina volontà? Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Quindi, come è vissuta la volontà divina nel paradiso? In maniera eccellente. E quindi un'anima che vive nella divina volontà, che cosa succede? Che vive vita di paradiso. E quindi la volontà di Dio è il paradiso dell'anima sulla terra, perché fa vivere già il paradiso sulla terra, ma è chiaro che un'anima che vive in questo modo forma il paradiso a Dio sulla terra, d'accordo? Perché oltre che essere glorificato con la perfetta adesione alla sua volontà e con l'imperituro fiat delle anime beate, lo è anche da un'anima che vive ancora sul pianeta Terra. Ancora, la volontà di Dio è la sola chiave che apre i tesori dei segreti divini e vi acquista tale dimestichezza nella casa di Dio da dominare come se fosse padrona. Qui i segreti divini non dobbiamo pensare soltanto a tante cose che attirano la nostra curiosità, che vogliamo sapere il futuro o cose di questo genere, no? Segreti divini, mio modestissimo parere, principalmente qui, come dire, si tratta di quelle caratteristiche intrinseche di Dio, della sua presenza, del suo operare, le luci che manda, del discernimento che se ne può fare esperienza, scusate
scusate, che se li possono conoscere solo facendo un'esperienza e che non è possibile fare un'esperienza se non si diventa prima intimi di Dio, si diventa intimi di Dio vivendo appunto nella sua volontà. A questo punto lui si prorompe in un grido di giubilo, con volontà di Dio, quanto sei ammirabile, amabile, desiderabile e bella, e che cosa sente lei? Trovandomi in te mi sento sperdere tutte le mie miserie, vediamo questo, tutti i miei mali. È bellissimo questo qui, quindi le miserie che comunque fanno parte della vita terrena si sperdono in questo mondo. Quindi non se ne avverte più la loro presenza, diciamo così, la loro efficacia. Sperdo tutte le mie miserie, tutti i miei mali. Vi acquisto un essere nuovo con la pienezza di tutti i beni divini. Questo è. Poi andando a, come dire, a chiudere l'anello, insomma, di questa stupenda, ecco, contemplazione, c'è il brano del 10 luglio del 1906, no? Chi tutta a me si dona, merita che io tutto a lei mi doni. Ecco, questa è una frase mai sufficientemente vissuta. Noi dobbiamo sempre ricordare una cosa, sempre. E Gesù questo lo spiega benissimo negli scritti, ma questo è da sempre insegnato da tutti i santi che abbiamo, ecco, ieri celebrato e da tutti coloro che hanno avuto un'esperienza di Dio. Per quanto sta in Dio, Dio non ha nessun'altra volontà nei nostri confronti che di ricolmarci di beni e di felicità. La Madonna nel Magnificat canta: gli affamati ricolma di beni. Ecco, però chi ricolma appunto di beni? Gli affamati. Abbiamo sentito anche nelle Beatitudini, no? Nel Vangelo della Messa dei Santi, che ci sarà anche in una delle messe, ecco, quando, ove se ne celebrano tre, come oggi è possibile fare, in una delle messe dei defunti anche ci sono le Vangelo delle Beatitudini, no? Quindi beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Allora è chiaro che Gesù vorrebbe, Dio vorrebbe rivestire di tutti i beni possibili ogni sua creatura, perché ci ha creato per questo, ma, e qui c'è il grande ma, non trova quasi nessuno che desideri, voglia, investa su ciò che lui vuole donare. Ecco, i motivi per cui Gesù chiede il tutto per tutto nel Vangelo, no? Chi lascia tutto per me, chi lascia tutto per me, cioè questi sono noti nella letteratura spirituale ascetica, perché siccome Dio è il sommo bene che contiene tutti i beni, stando con lui non puoi desiderare né avere niente di più. Allora, Dio vuole che tu questo glielo attesti in qualche modo, no? Glielo dimostri, glielo dici, non a chiacchiere, ma a fatti. Ecco perché c'è una dimensione anche nella vita interiore, nella vita cristiana, che è la rinuncia, eccetera, eccetera. Cioè, se tu vuoi lui non va d'accordo con altre cose, devi scegliere. Allora ecco perché Gesù dice: chi tutto a me si dona, io tutto a lei mi dono. Perché Dio, con il suo amore profondissimo, amore di misericordia, amore di compassione, amore di dilezione verso la creatura uscita dalle sue mani, è chiaro che in questo modo ama tutti, ma poi calibra, come dire, gli effetti, tanto per farci capire, del suo amore, a seconda di quello che trova. Se trova chiusura, continua a esortare dolcemente e delicatamente la creatura fino all'ultimo istante ad aprirsi a lui, a pentirsi del male, le solite cose che sappiamo, insomma, a lasciare il peccato, a invocare la sua misericordia, eccetera. Mano a mano invece che la creatura si apre più o meno all'azione della grazia, comincia a ricevere anche i doni divini. A partire
partire appunto dai doni comuni, ordinari, di grazia, eccetera, eccetera, fino a quelli più grandi, fino al dono di tutto Gesù. Ecco, e qui il fatto che Luisa ha capito tutto è che quando Gesù gli dice quella cosa vera, eccomi tutto a tua disposizione, quello che vuoi prendi, perché in Gesù ci sono tutti i beni. Ma Luisa, che è intelligente, non chiede neanche delle cose sante, no? Dice, dammi la sapienza, dammi un grande discernimento, dammi una grande conoscenza di me stesso, dammi una grande conoscenza dei tuoi tesori, dammi un profondo spirito di orazione, che ne so, ecco. No, gli dice, guarda, non voglio nulla, voglio solo unicamente te. Perché tenendo te tengo tutto. E Gesù risponde: bravo, hai saputo chiedere e mentre nulla volevi, tutto hai voluto. Diceva, si legge già nella Sacra Scrittura, mi risuona in mente da qualche secondo questa citazione del Libro della Sapienza, adesso non ricordo il titolo, ma la frase è citata alla lettera. Quando Salomone dice, ma la sapienza dice, con lei mi sono venuti tutti i beni, insieme con la sapienza, no? E ricordiamo anche la cosa di cui Dio si compiacque, quando dice, Salomone, dimmi un po' quello là che vuoi, quando Dio lo mise in condizione, tutto quello che desideriamo, no? Dice, guarda, devo farti un regalo, chiedimi quello che vuoi e io te lo darò. E lui gli chiede la sapienza. E gli dice, bravo, siccome non mi hai chiesto i beni, il trionfo sui tuoi nemici, un grande regno, io ti darò la sapienza e tutte quelle altre cose che tu non mi hai chiesto. Perché appunto c'è quella frase, con essa mi sono venuti tutti i beni. Ecco perché Santa Teresa diceva, nulla ti turbi, nulla ti sta bene, chi a Dio niente gli manca, solo Dio basta, perché con lui viene tutto. Perché il tutto che noi vediamo, il tutto che noi possiamo di bello pensare, desiderare, bramare, è tutto essenzialmente contenuto in Dio. Ecco perché chi ha Gesù, il Verbo incarnato, ha tutto in lui e non desidera altro. Ed ecco perché per avere il tutto bisogna darsi tutto. Chi tutto a me si dona, merita che io tutto a lei mi doni. Concedici a Santa Vergine Maria, ecco, di fare di Gesù l'oggetto totalmente e sommamente amato del nostro cuore e di innamorarci, ecco, profondissimamente della bellezza della Divina Volontà, ecco, che è davvero l'anello di congiunzione che ci apre la porta del paradiso sulla terra, ecco, e concede anche al Signore, come abbiamo meditato, di avere, ecco, dei piccoli ritagli, ecco, del cielo empireo, del paradiso stesso, anche tra noi creature mortali. Tu che conosci perfettamente l'arcano di questi misteri e ciò che dietro di essi è nascosto perché l'hai vissuto, prendici per mano e ogni giorno guidaci e conducici sempre più e sempre meglio dentro questo mondo tutto divino. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat. Amen.